Adesso sto andando a prendere. Perché poi attenzione, le sorprese non sono finite qua, rimanete con noi fino alla fine. Ciao, buongiorno. Sei pronto ad andare fuori? Devi fare la pipì? Dai, stiracchiati un po', bravo. Adesso andiamo, eh. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Bentornati in questo viaggio in Norvegia. Una settimana da soli in camper. Ma oggi, ragazzi, è un giorno molto, molto importante. Infatti ci spostiamo da questo posticino dove ci siamo posizionati ieri. Stupendo, bello, in riva al mare, con un bel tramonto, eh. Per tornare... Sì, dai, bisogna macinare un po' di chilometri, insomma. Adesso mi alzo e andiamo a portare fuori Mac. Ragazzi, il posto qua è super top, davvero. Finalmente è uscito il sole, potete davvero piazzarvi dove volete. Qua ieri sera c'erano 2-3 tende piazzate. Là è arrivato un camper con due signori che ieri hanno visto anche loro il tramonto da quella parte lì. Comunque guardate che roba, il mare è impressionante, sembra un lago, è piatto proprio. Là dietro, non le prime ma le ultime là dietro, sono tutte le Lofoten. Ma che catena montuosa. Là addirittura, adesso dal video non so se si vede, ma c'è sopra la neve o ghiaccio che sia. Vedere come le montagne sono proprio a ridosso dell'acqua, cioè abbiamo proprio montagne e mare, perfetto proprio. Intanto che aspetto il tè e il caffè, ragazzi, posso dirvi che oggi andremo a fare un bel po' di chilometri. Tra oggi e domani sono due giorni, più domani, cruciali per il nostro viaggio. Tra l'altro, se adesso riesco, vi metto qua delle foto che ho scattato ieri al tramonto, proprio in questa esatta posizione. Spettacolo, ragazzi, davvero. Quando riuscite a trovare dei posti così sul mare che si veda tutto il tramonto fino alla fine, in questo caso è sceso proprio il sole dietro là alle Lofoten, è davvero qualcosa di impagabile. E ovviamente dovete trovare il cielo sereno, vabbè, quello merita. Perché sei qua? Vuoi i biscotti? Eri là tranquillo? Vuoi? Piano, eh? Vai là a mangiarlo? Vai. Buono? Ti piace? Ok, ragazzi, direi che abbiamo compagnia. Le mucche sono arrivate. Ciao ragazze. Circondati, ragazzi, siamo circondati dalle mucche. Cosa c'è? Ehi. E tu? Ciao bella. La Norvegia è anche questa, ragazzi. Tu ti stai grattando lì sul camper? No, è ciccia. Queste cose qua però non si fanno, eh. Guardate che qua c'è anche un pubblico minorile che guarda. Spettacolo, ragazzi. Non ho parole. Fate un po' voi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, fatto tutto, e a parte mucche impazzite perché correvano adesso mentre stavo sistemando quelle cose nel camper, hanno incominciato a correre, si vede che erano sulla strada, sono passate le macchine, sono state spaventate giustamente. Per adesso ci mettiamo in viaggio perché abbiamo un 3 ore e mezza da fare, la bellezza di 200 qualcosa chilometri, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo, ragazzi, buon viaggio. Stiamo ripercorrendo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, ragazzi. Per quelli di voi che si ricordano lo scorso video, questo qua è lo spot stupendo dove abbiamo visto tutti gli atolli dall'alto che sembravano avere i Caraibi. Oggi che c'è ancora più sole è ancora più bello tutto il panorama. We'll be right back.
siamo quasi arrivati a destinazione, manca davvero poco, però sulla strada ho incontrato Rema 1000, quindi come fare a non fermarsi? Almeno faccio un po' di refill di cose prima che torni Claudia, almeno trova tutto e sembra che non ho mangiato niente. Spesa fatta ragazzi, a sto giro ho speso leggermente di più perché ho preso un po' più roba, colazione che avevamo quasi finita tutta, biscotti e quant'altro, le birre, regalino per Claudia che sicuramente ne andrà molto contenta. Già solo questo mi è costato, Claudia. Poi patatine, carote, un sacco di pasta, sottoaffettato, crudo, pomodori, altri biscotti, i cracker, carta igienica, ragazzi, che la carta igienica qua costa oro. Una bottiglia di coca, maionese, olive, insomma un po' tutte le cose che avevamo finito. Adesso metto dentro tutto e poi mi sa che devo andare a fare il carico dell'acqua. 18,97 ragazzi, siamo a 1,68 euro. Ad oggi costa meno che in Italia, quindi adesso facciamo il pieno perché nei prossimi giorni ci servirà. La giornata non è ancora finita, infatti devo fare un pit stop e vediamo che cos'è che ne salta fuori. È finito il vino, quindi andiamo a vedere che vino si trova qua in Norvegia e soprattutto quanto costa. Ci sono dei negozi dedicati, non lo si può prendere al supermercato, infatti sono qua in un centro commerciale dove appunto ci dovrebbe essere un negozio che li vende. Penso proprio che l'abbiamo trovato ed è qua dentro. Innanzitutto tipo il Valpolicella ripasso, siamo sulle 155 NOC, il superiore 149, se no abbiamo Valpolicella classico 149 corone. Questo qua della cantina Masi l'ho provato, 137 corone. Beh, tipo questo Masi qua che siamo sulle 137 corone sono 12 euro ragazzi, per essere un prodotto importato dall'Italia direi che non è male, eh. Pensavo molto peggio. Ciao, ne vedo un paio e poi dopo vi so dire. Tipo guardate questo del 2020, Casalforte Valpolicella ripasso 174 corone. Missione compiuta, ho preso due bottiglie, adesso ve le faccio vedere. Allora, una cosa che ho scoperto, che magari alcuni di voi lo sapevano, io no, non producono vino per questione del tempo, perché fa troppo freddo, delle condizioni climatiche, producono del sidro, che ovviamente deriva dalle mele, perché riescono a sopportare maggiormente il freddo, anziché l'uva. In questione ho preso una bottiglia che era quella di prima, modello Masi, mai provato, e poi un Valpolicella ripasso superiore, che ovviamente l'ho già provato, però di altre cantine, di questa qua, Castelmondo, mai visto, mai provato, sinceramente, del 2019, e invece questo qua è del 2021. Il totale, ragazzi, adesso ve lo dico, col cambio attuale, ovviamente, siamo a, per due bottiglie, 25 euro. Calcolate, questo qua è ripasso, questo qua invece è comunque Masi, che è sempre una cantina abbastanza pregiata, quindi va bene, dai, per qualche volta, per togliersi uno sfizio, ci sta anche il vino. Adesso invece andiamo dove dormiremo questa notte. Ah, comunque ragazzi, vi metto adesso qua sotto il nome di questo negozio, di questo shop, che ce ne sono appunto sparsi per tutta la Norvegia, dove potete comprare il vino e comunque anche i liquori, perché al supermercato, come detto, potete prendere solo massimo la birra come discorso di alcol, insomma. Ebbene sì ragazzi, come avete visto siamo arrivati nel parcheggio di Bodø, dove eravamo parcheggiati con Claudia una settimana e mezzo fa più o meno. Questo appunto perché è mercoledì 26 di luglio e domani, che è giovedì, ragazzi arriva Claudia, torna Claudia finalmente, quindi staremo qua adesso io e Mac. Oggi sfrutto la giornata per fare lavatrici, dove l'abbiamo fatta l'altra volta, se vi ricordate bene. Carico l'ho fatto, scarico l'ho fatto, gasolio l'ho fatto, speso l'ho fatto, ho fatto tutto, così poi dopo siamo pronti per andare a prendere Claudia. E poi dopo ragazzi c'è in programma qualcosa di tanto aspettato. Però intanto incominciamo a far passare questi due giorni, voilà. Ok, adesso ragazzi, però per me è arrivato il momento di mettersi al lavoro per montare un video, però direi che una birrettina abbastanza meritata per oggi ci sta. Va bene lavorare, ma è arrivata anche l'ora di mangiare, perché si fa
sentire. Quindi ci andremo a preparare, vediamo, io opterei per un bel piatto di pasta, il mio solito mezzo chilo di pasta. Ma quest'oggi, ragazzi, niente sugo, gli mettiamo giusto un filo d'olio. Molto bene. Pasta in bianco questa sera, con su una spolveratina di formaggio. Tra l'altro oggi, quando ho fatto la spesa, non c'era formaggio. Questo, che vabbè, formaggio per modo di dire, però l'avevamo finito da Remo Mille stasera, vabbè. Mushroom sniffing dog, he don't like to work, he's lazy as a log. Also got a sidekick who works real hard, but he's 3'2". Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Buongiorno, da questa Bodo un po' nuvolosa, però molto molto casinista, ragazzi, mamma mia. Questa è la prima volta che lo dico, spero anche l'ultima. Abbiamo fatto davvero fatica, io ho fatto davvero fatica ad addormentarmi ieri. Mi sono addormentato tipo verso le 2:30, mi sa. Questo perché c'era un gruppo di ragazzi che stavano festeggiando qua in giro, macchine che passavano con scarichi da Fast and Furious, un macello. Boh, io dico, ma la polizia non diceva niente, più che altro perché qua intorno ci sono anche le case. Sono andati avanti, a un certo punto sono crollato. Ma la peggior sera in Norvegia. Di solito Norvegia, sempre detto, abbiamo dormito da Dio. Ecco, questa volta non abbiamo dormito da Dio. Ma questo poco importa, ragazzi, perché oggi è una giornata importantissima. Oggi sì, Claudia torna. Torna, però prima che torna io ho tante cose da fare molto importanti, quindi per cui basta stare qua a letto a ozzeare e ci alziamo, ragazzi. E soprattutto, come prima cosa, sapete già cosa dobbiamo fare. Dobbiamo portar fuori questo scricciolo qua. Buongiorno anche a lei. Oh, ma lo sai oggi cosa succede? Tu che scodinzo con quel codino lì, lo sai cosa succede? Torna la mamma oggi, Oh, è da ieri che te lo dico. Come sbadigli. Dormito bene almeno te, eh? Ho sentito casino. Dai, andiamo. Ieri c'erano alcuni camper qua nel parcheggio, ma siamo rimasti solo noi. Saranno partiti tutti per andare nelle Lofoten. C'è un casino incredibile qua a Bodo, tra il traghetto, tra il centro città, comunque la gente che va in giro, i pullman, i taxi, la stazione qua. Non so che cacchio sta succedendo. O man mano ci avviciniamo di più ad agosto, sicuramente aumenterà l'affluenza. Beh, per le Lofoten sicuramente, più si va verso agosto e più salgono le persone che ci vanno. Ma quali sono le tante cose che devo fare oggi che vi ho detto prima? Allora, innanzitutto fare e finire colazione, poi mi farò una bella doccia, dopodiché, se vi ricordate bene, qua abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice all'ostello proprio qua davanti. Infatti voglio ovviamente lavare tutte le cose, così almeno siamo tutti belli puliti, lavati, scaricati, caricati. Poi però devo dare anche una pulita, una sorta di sistemata al van in generale. Oggi però partiamo appunto alla grande con questo mega muffin al blueberry, ma a Claudia non piace tanto, quindi me lo pappo io. T'è pronto? E comunque, ragazzi, sì, è finita la mia missione in solitaria. No, sono contento che torna. Però secondo me, stavo pensando, è diverso rispetto che partire da solo, nel senso che se voi partite già da soli sin dall'inizio, già entrate nell'ottica appunto del viaggio in solitaria e quant'altro. Partire invece in coppia o con un amico, con un'amica, proprio compagno o compagna, partite con una certa mentalità, con una certa modalità, che poi dopo, se durante il corso del viaggio cambia qualcosa, ovviamente cambia anche quella modalità lì. Non è una cosa impossibile, anche perché, cioè, io ce l'ho fatta senza problemi. Però se siete abbastanza pro per il viaggio, comunque ve la sapete cavare da soli, ce la si fa anche in solitaria, non è una cosa impossibile. Però visto che io sono uno che cerca sempre di trarre il lato positivo anche dalle situazioni non tanto belle, è stata comunque un'esperienza positiva, perché ho provato il viaggio, diciamo, in solitaria nel camper, anche se per poco tempo. Stay with me a while. If we leave right.
Sì, perché così sfrutto, ragazzi, anche la lavatrice per il coprimaterasso. È un lavoraccio, non ve lo consiglio proprio per niente, soprattutto adesso che comincia a fare caldo, ci sono 23-24 gradi, proprio giornata pessima. Però è da fare, dai, almeno così dopo siamo a posto. E poi, ragazzi, i lavori non sono finiti, sembrava, ma non sono finiti. Alle prese anche con il freezer, bello sghiacciato, e questo è tutto il risultato. Se qualcuno di voi gli serve un po' di ghiaccio, qua c'è. Adesso gli do un'ultima asciugata e poi rimetto dentro tutto. Anche questo lavoraccio oggi l'abbiamo fatto. Adesso però è arrivato il momento di fare la doccia, tutto pronto dopo le faccende domestiche continuano, ragazzi. Ho qua due borse e andiamo a fare la lavatrice. A questo punto fa caldo, cavolo, è uscito il sole, poi in città così che non c'è la natura, abbiamo dentro 30 gradi, mai come in Italia, però tanto per dove siamo. Ragazzuoli, ci siamo, è arrivato il momento, lavatrici finite, finito tutto. Adesso sto andando a prendere Claudia finalmente, o meglio stiamo andando io e Mecchino che è qua. Lasciamo temporaneamente il parcheggio di Bodo, perché poi attenzione, le sorprese non sono finite qua, rimanete con noi fino alla fine, perché poi io e Claudia dobbiamo darvi un'altra super super notizia. Adesso vediamo la reazione di Mac, ragazzi, Vieni qua, vieni giù. Vieni qua. Sei contento? Sei contento? Hai visto che è tornata? Te l'ho detto che tornava. Ma buongiorno, amici! Tornata! In tanti lo dicevate, ma manca il buongiorno di Claudia, il buongiorno la mattina. Eccola qua! Sono le 7 di sera, però il buongiorno ve lo do lo stesso. Poi domani mattina ve lo darà ancora meglio. Si ritorna a viaggiare. Yes. Andiamo a vedere se benedette lo fote. Ma gliel'avevo ancora detto io, la sorpresa era questa, ragazzi. No. Perché domani mattina il traghettino per le Lofoten, finalmente standing ovation per noi. Calmo, calmo. Mac è quello più esagitato. Vabbè, dai, adesso andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. Gli ho detto che andavamo a Burger King, dai. Vogliono vedere Burger King norvegese com'è? Mm, sì, fidati. Tu e loro forse. No, fidati, io fanno anche tanto. Visto del salmone alla griglia. Vabbè, adesso vediamo cosa fare, dai, ragazzi. L'ho convinta. Eccoci. No, non mai convinto, io mi prendo solo le patatine e basta. L'ho costretta. Guardate dove siamo finiti, ragazzi. Burger King. Avevo voglia di McDonald's, ma qua non ce ne sono. C'è Burger King e gli ho detto, quando torni andiamo da Burger King. All'inizio a te mi avevi detto di sì, che volevi andare da Burger King. No, poi... non che volevo andare, che ti ho detto sì, ti accontento. E si mangia il Burger King, ma volevamo farvi vedere cosa c'è dietro ogni volta che c'è una premiere sul canale, ragazzi. Vabbè, noi che mangiamo, ok? Tablet piazzato qua, che guardiamo il video di stasera, giusto? Guardiamo e commentiamo. E commentiamo. Qua c'è il video e qua, ragazzi, c'è la chat dove commettiamo, mettiamo i cuori, vi salutiamo tutti quanti. Però adesso mangiamo che sennò si fredda, vero? Oh,
paninetto me lo sono fatto, c'ho troppa fame. Solo le patatine fritte non riesco. E ragazzi, dopo il Burger King Super Paninozzi, guardate un po' dove siamo finiti, in presenza di Patrizia e di Alessandro. Ciao ragazzi! Due fantastiche davvero persone, le abbiamo appunto incontrate qua nel parcheggio a Bodo. Veramente sono loro che ci hanno detto ciao ragazzi, perché ci seguono sul canale tutto, e ci ha fatto davvero stra piacere. Io appena arrivata, una bellissima sorpresa veramente, persone squisite. Anche loro stanno facendo appunto il giro, e domani, tra poche ore insomma. Diciamo che tra un 3 ore e un quarto avremo il traghetto per arrivare fino all'aeroporto. Eh sì. Perché qua tra una chiacchierata e l'altra, ragazzi, ormai è mezzanotte. Fuori non sembra perché abbiamo ancora il sole, però sì. E nulla ragazzi, noi per stasera vi salutiamo dal loro Malibu, dal loro super Malibu. Ci vediamo poi domani mattina, perché anche noi salpiamo. E allora ragazzi, buoni chilometri anche a voi, mi raccomando. E grazie. Fate sempre video belli come quelli che state facendo. Davvero un piacere, grazie. Ragazzi, grazie. Buona strada e grazie della compagnia. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. A domani, ciao.